Sempre 1-0, sempre 1-0, sempre 1-0. A Q soffriamo. Però è così, ecco là. Ma 1-0. La Juventus vola agli ottavi di Champions. Una partita dove, ragazzi, secondo me, diciamo, a un certo punto la Juventus si era anche accontentata del pari, però alla fine, con gli ingressi di Cuadrado e soprattutto Kulusevski, oggi decisivo con gol, anche se, ragazzi, Kulusevski noi sappiamo che è un giocatore che quando entra deve avere quegli scatti, quelle accelerazioni che devono fare la differenza. E purtroppo quest'anno Kulusevski ancora non vediamo fare determinate giocate, però ha fatto un gol molto molto pesante, perché manda la Juventus praticamente il 98% agli ottavi di Champions League. Quindi è una Juve che sempre 1-0, sempre 1-0, sempre 1-0, qualcuno si lamenta, ma 1-0, 1-0, Allegri è il maestro nel vincere queste partite. Quindi ad oggi ci sono le chiacchiere e ci sono i fatti. I fatti dicono che la Juventus è agli ottavi di Champions, il resto sono le chiacchiere. Il resto sono le chiacchiere. Una vittoria che sicuramente poteva essere anche di ampio margine, perché abbiamo avuto quelle due palle gol con, diciamo, clamorose, con McKennie, specialmente la prima, e poi quel colpo di testa nel secondo tempo. Ma la prima azione che ha avuto, quella palla a tu per tu, lì basta fare lo scavetto ed è gol. Quindi diciamo che 1-0, ma poteva essere un risultato molto più ampio. Anche il 2-0 ci poteva stare tranquillamente alla Juventus. Qualche contropiede giocato male, alla fine uno Zenit praticamente inoperoso, un Szczęsny con i guanti puliti. Quindi alla fine una vittoria molto importante in trasferta, su un campo dove non è che si passeggia, non è un campo dove tutti passeggiano. Quindi mi prendo i 3 punti, mi prendo l'ennesimo 1-0, mi prendo l'ennesima qualificazione agli ottavi di Champions, perché non è ufficiale, ma ci serve un punto. Quindi è una Juventus che praticamente possiamo considerarla agli ottavi di Champions. E niente, il resto ora trovate. Il gioco non si gioca bene, non si gioca male, pipì, 1-0, si soffre. Ennesimo 1-0, e io mi porto questi 3 punti fondamentali a casa. Mi porto questa qualificazione a casa con la speranza che miglioriamo anche, diciamo, sotto porta, perché la ragazza la Juventus purtroppo sotto porta non concretizza come dovrebbe. Quindi siamo fiduciosi, ora testa a San Siro, anche perché a un certo punto, ragazzi, per me la Juventus aveva già la testa a Milano, perché quando guardo Cuadrado che parte fuori, e poi voglio spendere 2 parole su De Sciglio, ragazzi. De Sciglio, 2 partite straordinarie con Roma e con Zenit. Occhio che De Sciglio di questo passo può veramente giocare titolare, e non sto scherzando. E ve lo dice uno che a De Sciglio e Bernardeschi li prende sempre a bastonate. Ma De Sciglio, ragazzi, sono un paio di partite che alzo le mani, con la speranza che con il ritorno di Allegri De Sciglio abbia trovato delle motivazioni. Quindi vedremo, perché un giocatore così fa molto ma molto comodo la Juventus. Ennesimo cross decisivo. E quindi, ragazzi, godiamoci il momento, prendiamoci questi 3 punti. Ora testa alle merde di Milano, e come sempre ricordatevi, e chi ti fa Juve non perde mai. Sempre 1-0, sempre 1-0, sempre 1-0, sempre 1-0. Noi siamo agli ottavi, gli altri guardano. Ciao.